Channel, ma soprattutto bentornati nel mio laboratorio di slime. Ebbene sì, perché oggi, grazie a Sbabam, andremo a scoprire l'unico e vero slime soffice come il cotone. Perché nelle migliori edicole sta per arrivare una super mega fantasticherrima novità, ovvero il Cotton Sugar Melmito Slime. Ma prima di cominciare a scoprire questa fantasticheria insieme, vi lascio ancora un po' sulle spine perché innanzitutto volevo augurarvi buone vacanze a tutti, buona estate, buon fine scuola a tutti, perché so che molti di voi comunque avete già finito, sarete già spaparanzati sul vostro divano davanti al ventilatore, sotto al condizionatore, in attesa di andare al mare, in piscina, fuori all'aperto a giocare con i vostri amici. E però comunque auguro una buona estate anche a chi magari deve andare ancora a scuola per chi gli esami o che deve andare al lavoro e mi segue. Insomma, buona estate a tutti e buone vacanze a tutti. E poi mi raccomando, prima di cominciare, lasciatemi anche un bel like a questo video e se non l'avete ancora fatto e siete nuovi, mi raccomando iscrivetevi alla Swir Family attivando sempre la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati su ogni mio video e novità. Ovviamente condividete e se volete cercatemi anche sui social network. E quindi niente, detto questo, io direi di cominciare, perciò ci teletrasportiamo giù nella mia PlayStation per scoprire i nuovissimi Cotton Sugar Melmito Slime. Ed eccoci qua, Swir Family, finalmente catapultati nella mia dolcissima PlayStation e come vedete in pole position ci sono già i nostri Cotton Sugar Melmito Slime pronti per essere scoperti uno ad uno. I Cotton Sugar Melmito Slime li trovate nelle migliori edicole ad un prezzo di 2,99€ la confezione, confezione che però trovate in allegato anche con il nostro e ormai famosissimo, ditelo voi, scrivetemelo giù nei commenti, riempite questo video di commenti con questa parola, mini magazine. Ovviamente copertina tutta tematizzata con il nostro slime, ma che all'interno non c'entra nulla, perché qua ci sono storie di ragni, cavallette, civette e ragnatele e ovviamente anche dei fantastici mini magazine che vi terranno impegnati in questi caldi giorni di vacanza. Allora, i Cotton Sugar Melmito Slime si dividono in due famiglie, la famiglia dei pastellosi e la famiglia dei glitterosi, che io mi sembra ho già diviso, sì, questi qua sono i pastellosi e poi questa qua è la famiglia dei glitterosi. Ognuno di loro ha una profumazione nuova, super buonissima, questo qua ve lo assicuro perché ci sono di quelle profumazioni pazzesche e delle colorazioni anche esse molto carine. Ok, allora, anche questi Cotton Sugar Melmito Slime, vi do già uno spoiler, sanno tantissimo di quelle caramelle super gommose e super chimiche, cioè veramente sono buonissimi, vi viene voglia di mangiarli, ma mi raccomando, ricordatevi che non sono commestibili, ricordatevi questa cosa. Ok, io direi di partire con la famiglia dei pastellosi, che sono questi, ognuno ovviamente ha il suo nome, che si rifà più o meno al sapore, comunque al profumo che hanno, no? E direi di partire con Slurpee Bonbon, che è questo qua, di questo colore azzurro molto molto tenue, che non so di pastelloso cos'ha, però vabbè, sono dettagli, però lavorandolo bene, cioè veramente ragazzi, vi rendete conto della setosità, della morbidezza che ha questo slime, ma soprattutto della consistenza cotonosa. Cioè, a primo impatto vi sembrerà che è tipo cotton, cioè vi sembrerà sabbia cinetica. Invece non lo è assolutamente, perché la sabbia cinetica lascerebbe le mani polverose e piuttosto tipo secche. Boh, comunque la sabbia cinetica lascia andare una sostanza particolare che ovviamente si lava via e non è nociva. Questi qua proprio hanno una consistenza cotonosa, cioè voi prendete in mano il cotone e lo strappate, vi dà proprio questo effetto. E la fragranza Slurpee Bonbon sa di... oh mio Dio ragazzi, sa di Big Bubble. Cioè... poi seconda profumazione, che si tratta di Delicious Bonbon, che è questa. E... profuma tipo di una profumazione strana, sembrerebbe quasi di macaron, veramente sembra quasi di meringa, di spumiglie. Ecco, guardate la situazione, cioè, ragazzi, guardate quanto è bello questo slime, che cioè è veramente pazzesco.
Cioè, guardate, se voi lo tirate e lo modellate per bene, vi dà proprio la trama del cotone. Cioè, guardate, è bellissimo. Io quando li ho toccati ho detto, oh my god. E poi la sua setosità vi rilassa un sacco. Altro cotton sugar nel mito slime è Berry Bonbon, che dovrebbe tipo avere la profumazione di tipo mirtilli, comunque di frutti di bosco. Ed è veramente buona anche questa perché sembra di annusare un bagnoschiuma ai frutti di bosco. Cioè, buonissima, buonissima. Cioè, è proprio buona. Ha proprio una profumazione che vi rimane nelle narici molto piacevolmente. Cioè, sembro veramente un degustatore di vino. Invece, sono un degustatore di slime. Altro cotton sugar Melito slime, il Gummy Bonbon. E già il nome vi fa intendere che profuma un sacco tipo di chewing gum. Però chewing gum all'anguria, sì, guardate, anche la colorazione ovviamente è fucsia, made in Swir Vanilla, adoro un sacco. Poi, guardiamo questa qua gialla, e questa qua gialla, provate a immaginarvi le banane caramelle, cioè non so se le avete presente, quelle proprio caramelle che sono gialle fuori e all'interno hanno quella spumiglia bianca, ecco, uguale, cioè stessa profumazione. Cioè, sembra che praticamente abbiano preso queste caramelle e le hanno sbriciolate. Cioè, my god. È uguale, è identico. Cioè, veramente prendete questa perché ve la consiglio perché è buonissima la profumazione. Poi, ultima profumazione pastellosa, il Muffy Bon Bon. Che non dovete confonderlo con Muffin, ma è Muffy. E questa qua invece non riesco a decifrarla. Vi direi soltanto che tipo ha una profumazione piuttosto fresca e che si avvicina al mentolo, tipo alla menta, qualcosa tipo After Eight. Non so se conoscete gli After Eight, ma sono tipo di cioccolatini alla menta. Ok, dopo aver visto la famiglia dei pastellosi, direi di passare alla famiglia dei glitterosi e cominciamo con ovviamente quello rosa, che è il Cotton Roses, ok? E sarebbe tipo uno slime ovviamente glitteroso, ecco qua. Adesso non so se voi percepite i glitter che ci sono all'interno, ma danno quel tocco in più di classe, di glamour che io adoro. E profuma di rose, sì, ha tipo una profumazione un po' particolare di rose, non intensa, non troppo fiorellosa, ma una rosa piuttosto dolce, tipo sembra quasi succo di rose, boh, qualcosa. Poi altro glitteroso, il Cotton Puff. Ed è questa colorazione super viola che ha il profumo tipo di una crostata di frutta, di marmellata. Cioè veramente, non sto scherzando, profumo di crostata di marmellata. E anche esso è super glitteroso, spero che nella videocamera insomma si percepisca il glitter. È il Cotton Candy. E non profuma di caramelle, ma bensì di caramello, esatto, tipo di biscotti al caramello, ed è di questo verde, tipo pisello, così. Questo arancio, che è il Cotton Juice, e profuma di, è tipo succo di arancia. Ultimi due, e ci rimane il Cotton Pop. Questo qua sono curioso perché non me lo ricordo più. Ah sì, profuma tipo di detersivo. Questo qua veramente ha una profumazione limonata. Sì, sembra quasi di annusare la limonata, quella con tanto zucchero. Guardate, il glitter, quanto c'è, cioè il glitter che ci incanta. E infine, ultima profumazione, nonché colore, il Cotton Bubble, che dovrebbe profumare di biscotti. Sì, una specie biscotti al detersivo, perché sa più tanto di detersivo. Cioè, boh, ha una profumazione dolce di biscotti che però sembra di annusare il detersivo. E questo qua era il nostro ultimo Cotton Sugar Melmito Slime. E mi raccomando, giù nei commenti fatemi sapere qual è la profumazione che più vi aggrada, quella che vi piacerebbe comprare, e anche il colore, ovviamente. E rieccoci qua, Swir Family, dopo esserci inondati di profumi super dolcissimi che ci danno i nuovi Cotton Sugar Melmito Slime che mi ha inviato gentilmente la Sbabam. Insomma, io spero che questo video vi abbia tenuto compagnia
E se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un bel like, iscrivetevi al mio canale YouTube se ancora non l'avete fatto e siete nuovi, ma soprattutto se volete far parte anche voi della mia Swir Family. Inoltre ricordatevi sempre di attivare la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati su ogni mio video e novità. E ovviamente vi aspetto anche su tutti i miei social network, Instagram, la mia fanpage di Facebook e infine il mio profilo TikTok. Io per adesso vi mando un super bacio slimosissimo a tutti. Qui dal mio laboratorio ovviamente è tutto e noi ci vediamo domani con un altro fantastico video. Ciao!